Quest'anno abbiamo come tema, e quindi il tema della Summer School di quest'anno è le mani che sanno. E quindi sì, abbiamo voluto andare ad esplorare tutto quello che ha a che fare con le mani, con il sapere delle mani, la sapienza proprio delle mani, in termini di arte, artigianato, mestieri. E questo attraversamento l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, siamo ormai verso la fine, siamo addirittura d'arrivo. L'abbiamo fatto attraverso alcuni paesi, in ogni paese abbiamo poi individuato uno specifico focus attraverso cui incontrare testimoni del luogo, ma anche esperti che abbiamo chiamato da fuori sul tema specifico. Non so, Melpignano e Curzi era la pietra, abbiamo anche esplorato, sì, esatto, gli artisti. E ci piaceva averti qui perché insomma c'è tutta la dimensione del fare, del creare, della creatività, dell'artigianato attorno al teatro importante, e tu ne sei un esponente interessante, bravo, veramente bravo, e lo fai da tantissimo tempo. Io sono contenta che tu ci sei, perché io ho un ricordo molto, molto bello legato a te, che è questo. Poi non ci vediamo spesso, però cioè quasi mai, però per me sei molto prossimo, nel senso che quando ero piccola, avevo tipo 7-8 anni più o meno, a Melpignano per i bambini delle scuole elementari si faceva il tempo prolungato, e quindi io la mattina facevo la scuola normale e poi i pomeriggi si facevano laboratori di vario tipo. E mi ricordo questo laboratorio bellissimo, per me è stata proprio una cosa straordinaria, perché ci facesti fare un laboratorio di fotografia. Ah, i fotografismi. Sì. E allora con la carta bianca noi potevamo appoggiare degli oggetti qualsiasi, quello che ci capitava sopra, poi con la luce impressionavamo la carta, poi abbiamo sviluppato. E poi da queste foto che ciascuno aveva fatto... Sì, foto, raccontò una storia. Sì, ci hai chiesto di costruire una storia. Io costruì una storia con questi disegni, queste forme praticamente che erano venute fuori dallo sviluppo, e fu una cosa che mi piacque veramente tanto, tanto, tanto. E io ti ricordo sempre per quel laboratorio lì. Molto bello, quindi sono contenta che ci sei, che sei, grazie, qui con noi, grazie. E quindi ci vuoi raccontare un po' di te, di quello che fai, della tua storia? Allora, io potrei anche parlare senza microfono, come se non serve, perché avere in mano come questa cosa mi un po' mi... Io insegno in questo momento da parecchi anni all'Accademia delle Arti di Bari, la scuola di scenografia, scenotecnica e illuminotecnica. Scenotecnica e illuminotecnica sono praticamente due materie più o meno tecniche che riguardano la realizzazione vera e propria delle scene. Ma questa è un'esperienza che cammina di pari passo con altre esperienze dalle quali provengo. Da oramai dal lontano 1977 che lavoro nell'ambito del teatro, avendo attraversato nel teatro un po' tutte le funzioni, da organizzatore a regista, elaboratore dei testi, scenografo, luciaio, trasportatore, carico e scarico, quello che si faceva una volta e che credo molti ancora continuano a fare. Diciamo che aver attraversato tutto quello che il teatro prevede per poter essere fatto mi ha consentito di poter non solamente acquisire l'esperienza che ho, ma anche di capire perfettamente come funziona il lavoro del teatro in ogni sua componente, e quindi a poter anche in qualche maniera affrontare diversamente quello che a livello professionale fare teatro comporta. Io poi per 3 anni sono stato direttore tecnico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine. Mi chiamarono per formare dei tecnici perché il teatro era computerizzato e all'epoca c'erano poche persone che sapevano utilizzare palcoscenico e graticcio computerizzato. Dovevo stare 3 mesi, il contratto era di 3 mesi, ci sono rimasto 3 anni. Dopo questi 3 anni sono stato per altri 6 anni direttore del Teatro Comunale Piccini di Bari. Quindi un po' sono per molto tempo diretto la scena studio dal punto di vista registico e organizzativo. E poi ho fatto altre esperienze di teatro di comunità, una che per me è importantissima è stata quella della realizzazione dello spettacolo
per Santo Pantaleo a Martignano. A Martignano. Quella è stata una delle esperienze in cui, poi altre fatte anche in altri paesi, con altre associazioni, eccetera, che mi ha fatto capire ancora un'altra cosa, la funzione del teatro in certe comunità. Santo Pantaleo, un santo ipervenerato di questo paese, e quando mi è stato chiesto di fare la regia dello spettacolo su Santo Pantaleo, io immediatamente ho detto no, io non sono un credente, e quindi mi sembrava molto strano affrontare un testo. La cosa è durata 3-4 mesi di discorsi, incontri, eccetera, sì, trattative economiche di tutti i tipi, finché io ho detto va bene, lo faccio ad una condizione, che voi mi diate tutti i testi che voi avete su Santo Pantaleo, mi autorizzate, mi date libertà di andare a verificare se c'è possibilità di un'elaborazione meno agiografica, e poi se nel giro di un mese e mezzo vi dirò se accetto o meno. Però poi alla fine ci siamo resi conto che forse era possibile, adeguando il testo, diciamo di sì, facciamo questa cosa. La cosa bellissima è stata che io ho dovuto portare nella tragedia 46 persone, anche gente che non era per lista di teste, perché tutta la comunità voleva partecipare. Noi abbiamo impiegato 6 mesi di attività giornaliera, dalle 4 alle 9 di sera, tutti i giorni, a partire da febbraio-marzo fino ad agosto, quando si è stata fatta, agosto-luglio-agosto, quando è stata fatta con la manifestazione. La gente partecipava in maniera così sentita, forte, interiore, che lasciava di andare a coltivare il tabacco, a raccogliere il tabacco di pomeriggio per venire nella palestra della scuola a fare le prove o a vedere le prove. Tant'è che noi a un certo punto fumo costretti a chiudere le porte perché non si poteva lavorare, perché ogni pomeriggio, ogni sera c'erano 150 persone nella palestra e non si poteva lavorare. Oggi io devo dire la verità, non ho molta fiducia nel teatro, per dei motivi molto semplici che riguardano, voglio dire, il mio punto di vista, la mia visione delle cose. Il teatro ha bisogno di un pensiero, dal farlo a parteciparci facendolo e a vederlo, ha bisogno di una disponibilità da parte anche di chi lo guarda, ha bisogno che racconti delle cose che prendano dentro, che in qualche maniera lasciano un segno di qualunque tipo, anche di rigetto, ma devono lasciare un segno. Oggi questo non accade più. Il teatro è diventato una cosa che un po' come era il teatro tradizionale negli anni 70, in cui il teatro popolare, che era il teatro dei quartieri, il teatro della ricerca, il teatro politico, il teatro fatto nelle case del popolo, eccetera, portava non solamente nelle piazze, ma anche nei luoghi d'incontro le necessità vere della gente che viveva ai quartieri, degli studenti, eccetera. Oggi e il teatro tradizionale era invece il teatro della pelliccia, il teatro del testo sacro, il teatro del cappello con il cravattino. Serviva, non lo so se servisse, io partecipavo prima di fare professionalmente questo lavoro a quell'altro teatro, facevamo le performance, facevamo il teatro di denuncia, eccetera. E il teatro tradizionale aveva la funzione di rappresentazione di una società che stava cambiando, che era già cambiata rispetto ai testi eccetera, ma che continuava a cambiare. Però lo spettatore del teatro tradizionale era uno spettatore classico, insomma, che andava a farsi vedere piuttosto che a vedere. Oggi no, questo non è cambiato molto, però il teatro è peggiorato. Se prima potevamo vantare attori che lavoravano con serietà, attori che studiavano per fare gli attori, oggi
in buonissima, in grande parte, non dico in tutta, ma in grande parte di chi fa teatro c'è una, c'è un'incultura, non c'è grande professionalità, non c'è studio, e quindi le cose vengono fatte perché esiste un mercato, che poi non è vero perché un mercato non esiste, perché esiste la possibilità di fare il teatro e tutti lo possono fare. Il teatro è una delle cose più semplici, sono millenni, è il primo strumento di comunicazione societaria di massa, no? Il teatro e la danza e successivamente la musica sono stati gli elementi che hanno dato il via alla costituzione della cultura umana. Il teatro si utilizzava nei riti, i riti non erano altro che rappresentazioni teatrali, per portarla ad un livello molto basso, però erano quelle. La danza accompagnava successivamente i riti e poi la musica accompagnava il teatro, la danza, e diventava uno spettacolo. Oggi è facile, tutti fanno teatro, tutti. Non c'è nessuno che non abbia fatto un corso di teatro, che non abbia fatto parte di una compagnia locale, tutti quanti fanno, quindi è facile fare teatro. Il difficile è che il teatro che si faccia arrivi con quei contenuti, con quell'anima alla gente. Tant'è che oggi non c'è più un teatro, specialmente in Italia. L'Italia è un paese in cui il teatro ha veramente smarrito la strada. Ripeto, questa è la mia convinzione, ognuno è libero di pensarla giustamente come meglio, ma ha smarrito la strada. Le uniche cose che in qualche maniera raccontano delle cose interessanti, usano argomenti e in qualche maniera anche professionalità interessanti, sono i monologhi. Ma chi va a vedere un monologo? Questo è il problema. In teatro si va per vedere l'attore, per vedere quelli che sono stati in televisione, che poi chissà perché decidono anche di fare teatro non sapendo fare né l'una né l'altra. Però la gente, proprio perché i nostri tempi sono i tempi dell'immagine fuggente, non dell'attimo, l'immagine che appare per un quarto d'ora di notorietà, poi sparisce, però quello te lo ritrovi dappertutto, nei locali, in teatro, eccetera. I giornalisti che fanno teatro, voglio dire, e gli scrittori che vanno in teatro a raccontare le loro storie facendo teatro. Ora, poiché il teatro è un luogo al quale tutti possono accedere, va benissimo che tutti lo facciano e che tutti ci accedano. Io non sono molto d'accordo, per cui vado pochissimo a teatro, pur continuando a farlo. Dire che una delle cose più importanti, che io poi ho fatto con altre esperienze laboratoriali con persone non giovani, neanche anziane, però insomma più o meno dai 30 ai 50 anni, ritorno a quello che dicevo prima, è la loro partecipazione, la volontà di costruire qualcosa di interpersonale, di non sentirsi in qualche maniera solo nella parte creativa. E il teatro serve anche a questo. Il teatro non si fa da soli, persino chi fa il monologo ha bisogno di qualcun altro intorno, e chi lo fa a livello non professionale lo fa perché in qualche maniera, lo si dice, teatro d'amatore, perché ama fare quella cosa, ama stare insieme agli altri. Ecco, io credo che oggi, se il teatro può avere sul territorio una funzione, e ritornare ad essere quel teatro di amatori, dove però alcuni aspetti della professionalità vanno inseriti, le luci, a volte la scenografia, l'attenzione ai costumi, cosa che non accade nella maggior parte dei casi che io ho visto di teatro dialettale o di altre cose. Perché è una delle possibilità che il teatro ha sul territorio di costruire rapporti, di dare valore a quelle che sono non solamente le tradizioni, ma anche i sentimenti. Quello che manca nel teatro di oggi, e lo ribadisco, sono
i sentimenti che noi prima dovevamo in qualche maniera tirare fuori. Oggi è facile tirarli fuori, però non li rappresentiamo più. Non so se quello che voglio dire è che mentre prima per noi era necessario fare quel tipo di teatro, fare quel tipo di azione creativa, eccetera, perché era un modo per combattere, era un modo per lottare, per raggiungere degli obiettivi. Oggi, tra televisioni, tra computer, i nostri tempi non ci consentono più di fare, di avere quelle attenzioni che il teatro prevede, e non solo, ma non abbiamo più la voglia di lottare per raggiungere degli obiettivi che tutti noi abbiamo, che sono di solidarietà, cioè, 2 euro con il sottopancia in televisione, ci siamo liberati del pensiero della gente che non ha più la casa, che non ha tanto. Io i miei 2 euro li ho dati.